Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi nel nostro studio il consigliere regionale Andrea Smacchi del Partito Democratico. Buongiorno la consigliera Maria Grazia Carbonari per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Due forze politiche sono dunque rappresentate e ad entrambi, eh, così tanto per entrare nell'attualità, chiedo un giudizio a poche ore, a pochi giorni dal, dall'ultimo voto, eh, il voto naturalmente per i sindaci. Che ha dato dei risultati non necessariamente eh, susseguenti a quanto era accaduto il 4 marzo. Andrea Smacchi poi si è già trovata a dover commentare quelle, ricordo, in una precedente sì. trasmissione. Quindi le affido, Presidente Smacchi, il compito di fare un po' il sunto di quello che è accaduto. Ma intanto una buona affluenza, in ribasso rispetto al passato, ma eh, chiaramente cinque anni fa. È un periodo talmente lontano anche rispetto alle dinamiche politiche che eh, avere comunque ancora un'affluenza in molti comuni al di sopra del 60% eh, fa ben sperare anche rispetto ad un ritorno attivo di partecipazione al, al voto e quindi alla politica. Per quanto riguarda i risultati, eh, a parte insomma i ballottaggi che ancora si devono, eh, si devono realizzare, io credo che ci sia stato dal punto di vista del Partito Democratico e del centro-sinistra, eh, almeno in Umbra, una buona tenuta. Eh, credo che mh, si sia quasi ormai esaurito eh, quel vento oh, di protesta e di cambiamento eh, che il 4 marzo si l'ha fatto sentire forte in questa regione. E, e credo che quindi si, si sia chiusa con questa, con questa tornata elettorale eh, una fase importante, ehm, che ha fatto sì che anche nelle candidature eh, sia al consiglio comunale che a sindaco eh, alcuni correttivi siano stati, siano stati posti. È chiaro che eh, il risultato di Terni è un risultato che ci amareggia, che ci preoccupa, ma è anche un risultato che era prevedibile rispetto a quanto è successo. Poi i cittadini insomma valutano l'adeguatezza, valutano le dinamiche e cercano le persone migliori per poter essere amministrati in base alle prospettive del futuro. Ci sono anche però risultati importanti che per noi sono comunque in prospettiva dei segnali positivi, tipo quello che è successo a Corciano, quello che è successo a Passignano, a Trevi, eh, insomma comuni e Santa Maria Tiberina, comuni dove c'è stata una valutazione positiva eh, del, del buon amministrare eh, con ragazzi eh, spesso sotto i 40 anni che hanno messo al servizio delle comunità la loro esperienza e anche il loro entusiasmo. E Quando si vota per i comuni i verdetti sono sempre differenti rispetto all'andamento per il governo nazionale o per le europee. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari, il titolo potrebbe essere che sì, raccoglie tanti consensi, però in Umbria non sfonda. Questo eh, non stravince come è successo in altre regioni. Beh, allora intanto cominciamo a mettere. Uh... A riconoscere che c'è una differenza tra il voto nazionale e quello per le amministrative. No? Eh, sicuramente noi scontiamo il fatto di essere una forza eh, diciamo, che ci, si presenta da sola, eh, quando invece sappiamo bene che eh, sia per il centrodestra che per le sinistre ci sono comunque possibile fare queste liste a, a supporto, quindi c'è una quantità uh, numerosa di candidati e quindi anche di preferenze che i candidati si portano dietro. Noi presentandoci da soli chiaramente questo, uh, scontiamo questa carenza, no? Um, forse dobbiamo rivedere qualcosa. Um, Magari eh, diciamo di eh, più forte presenza sul territorio, non siamo oh, come magari il Partito Democratico un, una, una forza strutturata, no? che quindi ha una presenza forte sul territorio e anche un'organizzazione forte. Questo Secondo me va fatta una riflessione attenta e sicuramente bisogna aggiustare il tiro. Siamo una forza giovane, dobbiamo sicuramente forse cambiare qualcosa. Io mi aspetto che dopo i ballottaggi si faccia una valutazione a livello nazionale che poi diciamo e che da, a livello nazionale ci sia quantomeno un'indicazione, un aiuto eh, per le am prossime amministrative sulla, sui metodi sulla, su anche un'altra serie di, diciamo, di valutazioni sui candidati, su, insomma secondo me ecco, va un po' rivisto il sistema delle amministrative nostro. E sicuramente noi come dicevo scontiamo che siamo da soli e quindi siamo quelli, 20, 25 quanti siamo, quando di là magari ce ne stanno 200, cambia, c'è una grande differenza. Mi aspetto modifiche, riflessioni nazionali e quindi magari modifiche per le prossime tornate. Lasciamo l'argomento voto, ma entriamo in un tema molto importante per l'Assemblea legislativa dell'Umbria, per l'istituzione dalla quale vi stiamo parlando. Si discute da qualche tempo di forme, nuove forme di autonomia della regione Umbria, quindi da chiedere da parte dell'esecutivo al governo nazionale. Ci sta entrando proprio la prima commissione che lei presiede, Smacchi, quindi entriamo in questo argomento. Che significa per chi ci ascolta che la regione Umbria sta chiedendo nuove forme di autonomia? Quali? Su che cosa? Intanto qui avete sia il Presidente che la vicepresidente. Quindi l'ufficio di presidenza è completo per quanto riguarda la Commissione. Per quanto riguarda invece l'argomento, credo che sia uno degli argomenti più importanti di questo mandato, eh, dopo, dopo l'istituzione delle regioni, per la prima volta in maniera importante, eh, le regioni a statuto ordinario, e nel caso di specie la regione Umbria, eh, stanno ridefinendo eh, il loro ruolo, le loro competenze e stanno cercando in maniera seria e propositiva eh, un colloquio eh, con il Governo eh, al fine di chiedere una maggiore autonomia eh, su una serie eh, di argomenti. Nel caso di specie della Regione Umbria a differenza di quello che è successo per la Lombardia, per il Veneto, dove eh, il, diciamo, le comunità sono state consultate addirittura con un referendum, eh, si è scelta la strada invece eh, di, una, di una proposta eh, e di una delegazione che sarà composta dal Presidente della Regione Umbria, dal presidente dell'Assemblea legislativa e dal presidente del vicepresidente della prima commissione che eh, andrà a Roma e la prima riunione è stata convocata per mh, il 21 di giugno. Eh, questo tema dovrebbe arrivare in Consiglio il 19, quindi avremo anche il mandato dell'intera Assemblea legislativa, al fine appunto di chiedere una maggiore autonomia o eh, autonomia differenziata eh, dal punto di vista economico, dal punto di vista eh, legislativo, eh, non fiscale. Lo diciamo da subito perché la Regione Umbria è una delle regioni che dal punto di vista fiscale prende più dal governo centrale rispetto a quello che i cittadini mettono a disposizione con le loro eh, tasse, con le loro imposte del sistema centrale. Quindi, per alcune regioni, in particolare Veneto e Lombardia, questa maggiore richiesta è una richiesta eh, fiscale. Eh, in stretta analogia con quanto avviene per le regioni a statuto speciale, eh, quindi Friuli e Trentino, loro hanno dei territori a confine in cui, ad esempio, c'è una marcata differenza anche dal punto di vista delle possibilità dei comuni e delle regioni eh, di avere una liquidità da mettere a disposizione dei servizi, eh, malgrado siano territori eh, omogenei e confinanti. Nel nostro caso, invece, c'è un equilibrio importante, addirittura. Eh, siamo a credito di 100 euro per ogni cittadino rispetto a quanto versiamo. Quindi da questo punto di vista siamo completamente soddisfatti, direi, eh, però eh, la richiesta invece è per una maggiore autonomia dal punto di vista economico e dal punto di vista legislativo. Su alcune materie fondamentali come lo sviluppo, come la formazione, eh, come le infrastrutture, eh, un modo per semplificare... Mi riferisco ad esempio a tutto quello che riguarda la sismica, eh, tutto quello che riguarda la, eh, la stessa ricostruzione: un modo per semplificare, per assumerci la responsabilità in maniera diretta e quindi anche ehm, saltare quel filtro nazionale che spesso eh, rallenta e eh, in qualche modo non dà la possibilità anche alle nostre imprese di eh, potersi ehm, eh, in qualche modo eh, sviluppare e, eh, e, e proseguire la loro attività. Ho fatto questo esempio sulla sismica perché eh, di fatto anche in conseguenza di una sentenza della Corte ehm, questo vincolo eh, statale centrale è stato riproposto e questo ha fatto sì che tutta una serie di cantieri sono ancora bloccati proprio perché la lunghezza dei termini fa sì che dal momento in cui si chiede l'autorizzazione al momento in cui viene data passano eh, veramente tanti giorni. E forse con questa sburocratizzazione si riuscirà a dare una risposta più celere a patto che la regione possa decidere su alcuni campi appunto. Esattamente. Tipo queste esattamente. emergenze che purtroppo si sono verificate anche più questa volte. Questa sarebbe l'autonomia, la maggiore autonomia legislativa su questi temi che poi diventa una maggiore possibilità di sviluppo anche economico che significano meno tempi, meno burocrazia e maggiore quindi efficienza nelle risposte. Maria Grazia Carbonari eh, su questo immagino che ci sia la volontà anche da parte del Movimento 5 Stelle di andare avanti. Insomma, è una svolta che riguarda l'interesse comune, nel senso al di là delle varie posizioni politiche si tratta di chiedere una cosa al governo perché l'Umbria possa operare meglio, possa essere più cogente il suo operato sulle problematiche di questa regione. Uh, allora condivido quello che ha detto il presidente Smacchi, però. Faccio anche alcune valutazioni, no? E la, la prima valutazione che ho fatto quando è arrivato l'atto in commissione era come mai se la legge del 2001 si è arrivato l'atto che porta data, se non sbaglio, do, nel mese di aprile? Ecco, questa, anche perché prima c'era un governo che, diciamo, era amico no? oh, dall'altra parte, quindi come mai eh, non si è presentata, cioè non ci siamo mossi prima, si era... Uh, se è, come ritengo che sia, importante avere maggiore autonomia, meno buro burocrazia, senza dubbio, perché non ci si è mossi prima. E quindi questa è un qualcosa su cui, diciamo, come, come ho un campanello d'allarme, devo dire la verità, su cui tengo gli occhi ben aperti. Si chiede adesso dove, eh, quando invece è chiaro che c'è un governo di un altro quantomeno colore politico. No? L'altra considerazione sempre eh, che faccio è che l'articolo 116 al comma terzo prevede questa possibilità da parte delle regioni a statuto ordinario purché eh, ci sia, si sia in regola, si sia diciamo regioni virtuose, quindi in regola con i conti. Ora, noi, come sa il Presidente Smacchi, siamo in attesa di valutare il rendiconto uh, dell'anno 2017, su cui ancora non ci è arrivato il parere da parte del Collegio sindacale, non, ci, non abbiamo ancora la relazione di parifica uh, che uh, diciamo si dovrebbe tenere, eh, quindi l'udienza di parifica nel mese di luglio. E quindi eh, diciamo in questo momento ho delle perplessità su presentarci, eh, presentare oggi, quantomeno prima di, del 10 di luglio per capire se la Corte dei Conti concede la parifica al rendiconto dell'anno 2017 e eh, dopo aver letto, eh, non prima di aver letto quantomeno la relazione del Collegio Sindacale. Però rispetto a, invece, se dovevo fare riferimento a quello che era la situazione dei conti dell'anno invece precedente, 2016, benché abbiamo ottenuto parere favorevole e relazione di parifica favorevole, io comunque ho delle perplessità su... Eh, la, la, lo stato dei conti della nostra regione. No? L'anno scorso parlavamo del, avevamo già eh, il consolidamento di alcune partecipate, ma nell'ambito del consolidamento avevamo mh, posizioni un po' pericolose come quelle di Umbria Mobilità, che aveva un bilancio dell'anno precedente, non quindi aggiornato con l'anno 2016. Aveva la stessa Umbria Mobilità ha all'interno una mh, posizione importante con Roma TPL che... È Importantissima, che aveva un bilancio addirittura fermo a tre anni prima e quindi, diciamo, ho delle perplessità su questo perché è un presupposto indispensabile e una condizione sine qua non quella di avere i conti in ordine, altrimenti, non ci si può presentare al governo centrale a chiedere maggiore autonomia. Detto questo, nell'ipotesi che tutto. Diciamo vada secondo oh, le considerazioni già fatte dal, dall'assessore Bartolini che ha detto noi siamo una regione virtuosa. Ehm, ecco, io eh, non vorrei che benissimo ben venga, maggiore autonomia, meno burocrazia, l'importante è che ci si eh, diciamo si cammini sempre all'interno di certe regole per me fondamentali. Ehm, e che non sia invece questo. Uno strumento per consentirci di allargare i vincoli di spesa, perché c'è anche questo, no? Allarghiamo i vincoli di spesa nella sanità e anche eh, in altri ambiti, perché va bene, per carità, purché però siano ben monitorati, perché non vorrei trovarmi di fronte a diciamo così, un allentamento eccessivo di vincoli, quando oh, ci sono delle norme dell'Unione dell Europea e anche dello Stato che eh, diciamo, richiede appunto una presenza di un equilibrio e una virtuosità nei conti. Quindi io sono contenta di far parte della, diciamo, di questa commissione che andrà a... Trattare, no? se è così, eh, su, con il governo, e, però ecco, ho diciamo così: come eh, mia natura, uh, ho anche dei campanelli d'allarme ben accesi per capire eh, diciamo, se effettivamente si vuole fare gli interessi della nostra popolazione, del popolo umbro tutto. Eh, oppure magari diciamo così ci siano altre logiche sotto, ovvero quelle di vabbè, lo dico no? Tanto qui siamo comunque due forze politiche: quelle di allentare dei vincoli in, in, in prossimità delle prossime elezioni regionali. E quindi di consentirci di spendere un po' di, di, diciamo, di portare avanti, mm, delle politiche eh, che non condivido, ma non perché non condivido la spesa: eh. attenzione! condivido la spesa quando viene fatta nel, nell'interesse di, di tutto il popolo umbro Presidente Smacchi ha fatto un sorriso che non so se sia perché dovrete comunque scontrarvi su questo o forse perché il governo adesso è cambiato quindi dovrete chiederlo al Movimento 5 Stelle se non vado errato no, questo. Guardi, da questo punto di vista eh, la, la consigliera Carbone lo sa io sono uno di quelli che si è battuto intanto perché lei fosse presente nella delegazione sì. e non era scontato perché le altre regioni prevedono soltanto la presidenza dell'assemblea legislativa. E, e invece credevo che, e credo che il ruolo della prima commissione, quindi maggioranza e minoranza, e quindi l'intero arco, eh, fosse, fosse rappresentato in delegazione. La seconda cosa è che di fatto eh, noi possiamo partecipare a questi tavoli, uno, come diceva lei, perché siamo una regione virtuosa, abbiamo i conti a posto e siamo una delle poche regioni che lo può fare. Tant'è che questo meccanismo è stato messo in moto soltanto, eh, oltre a Lombardia e Veneto, da Marche ed Emilia-Romagna. Quindi, da questo punto di vista, non è una cosa a cui tutti possono partecipare e possono in qualche modo eh, richiedere. Dall'altro dall lato, guardi, ehm, io capisco eh, il significato di Lombardia e di Veneto, eh, in cui ogni cittadino è. Eh, a credito rispetto allo Stato per 3.000 o 4.000 euro, nel senso che i cittadini del Veneto e, del, e della Lombardia versano 3.000 o 4.000 euro in più rispetto ai servizi che ricevono dal governo centrale ehm, in termini monetari. Nel nostro caso, invece, è soltanto un modo per poter lavorare meglio, per poter in qualche modo accelerare una ripresa economica che purtroppo ancora è abbastanza, è abbastanza lenta. Quindi, non ci sono dei retropensieri o eh, obiettivi che in qualche modo non siano quelli veramente di cercare di fare di più e meglio rispetto a quello che si fa sulla base di un bilancio e dei conti in ordine. È chiaro che. L'incontro del 21 sarà un incontro di presentazione delle regioni con il nuovo governo, poi si entrerà nel merito quando tutte le regioni avranno eh, il bilancio parificato, perché quello che riguarda noi riguarda anche le altre regioni chiaramente. Bene. L'ultima cosa vorrei aggi che vorrei aggiungere è che rispetto all'Emilia Romagna noi non abbiamo messo dentro, come sa il Presidente Smacchi, le politiche attive del lavoro, no? Mi sembra l'Emilia Romagna ce le abbia dentro, noi invece abbiamo no, lasciato... C'ha dei temi. Ecco, questo io l'avrei vista bene mettere dentro questo perché noi abbiamo una situazione del lavoro, come sappiamo un po' tutti, un po' diciamo problematica nella nostra regione, quindi magari mettere dentro questo che ritengo essere forse uno dei principali punti eh, di cui si dovrebbe occupare la nostra regione, forse è sbagliato, però magari mh, eh, no, ci scusa, saranno state. Sa, possiamo ancora eh, lavorare. Abbiamo mercoledì la partecipazione, quindi domani. Mm. Bene, eh, parliamo di cose più spicciole, anche se costano milioni di euro e riguardano tanti. Parlo della viabilità, e in Umbria tocco un tasto dolente. Adesso fra poco migliaia e migliaia di automobilisti percorreranno una strada sulla quale entrambi tutti e due avete presentato degli atti ispettivi, cioè delle interrogazioni. La fatidica strada è la Pian d'Assino che, Perugini, Umbertidesi, Città di Castello, San Giustino percorrono spesso e volentieri per andare al mare, quindi proprio di questi tempi. Visto che interrogate, in che condizioni è la strada e che cosa c'è da fare, come c'è da fare un po' su tutte le strade umbre, ma questa forse anche perché è un po' insidiosa, ha suscitato il vostro interesse nella vostra attività politica. Smacchi? Ah, intanto la Piandassino per chi ci ascolta è quel tratto di strada che va da Umbertide a eh, diciamo, eh, Branca, una frazione del, del comune di Gubbio. E che collega quindi le 45 con eh, la uh, Perugiancona, o comunque il tratto umbro della Perugiancona. E di fatto in zona Gubbio collega anche eh, la famosa Contessa, che permette di andare eh, come direttrice verso il mare, quindi con, eh, verso Fano. Ora, questa strada è oggetto da anni eh, di una variante e quindi eh, di fatto in via di completamento eh, che eh, dovrebbe in qualche modo prevedere due corsie larghe e veloci. Che permettono di superare le frazioni e quindi i centri abitati. Per una parte il lavoro è stato completato, che è il tratto che va da Branca, dove c'è l'ospedale fino alla frazione di Mocaiana, c'è un altro tratto da completare che va da Mocaiana al bivio di Montecorone di Umbertide. Bene, i soldi, i finanziamenti, l'appalto è stato fatto per il tratto Mocaiana-Bivio Pietralunga e i lavori dopo eh, uno stop riprenderanno eh, nelle prossime settimane. C'è un altro tratto, quello che va dal bivio di Pietralunga a Monte Corona che è finanziato per circa 180 milioni di euro e che di fatto nei prossimi anni dovrà essere oggetto di gara e quindi di apertura dei cantieri. Che cosa è successo? Da un lato questa strada è stata oggetto purtroppo di una serie di incidenti e quindi parliamo di una problematica relativa alla sicurezza perché è una strada di fatto a due corsie larghe che ha facilitato molto la viabilità ma ha facilitato anche molto la velocità. E questo ha fatto sì che, di fatto, tra l'utilizzo improprio uh, del, mh, del cellulare o altro, tra eh, i sorpassi in velocità, eh, in cui di fatto si sta in tre invece che in due sulle corsie, eh, ha causato tutta una serie di incidenti anche mortali. Ora su questo e per superare queste problematiche, eh, parlando con Anas, eh, si è eh, raggiunto un accordo per installare dei tutor. Si tratta di un progetto che eh, nasce in autostrada, ma che per le strade statali si chiama Progetto Virgilius, che permette di monitorare la velocità anche come dissuasore per la velocità stessa. A fronte di questa sperimentazione, ANAS è pronta anche a mettere risorse per un eventuale raddoppio eh, di quella strada, di quelle corsie, nel caso in cui sia eh, l'aumento dei flussi veicolari, sia magari la non sufficienza di questo tutor eh, dovesse in qualche modo legittimare uno stanziamento ulteriore per cercare di mettere in sicurezza una strada che eh, purtroppo, dico purtroppo, è nata vecchia in quanto il progetto è un progetto di svariati anni fa e si è arrivati eh, al completamento o comunque alla definizione di questo progetto quando ci sono due direttrici importanti che eh, sono la Perugiancone e sono le 45 che ormai veramente hanno un traffico molto elevato e quindi eh, questa traversa fra le due direttrici eh, è conseguenza anche di un eh, flusso veicolare che si sta, eh, a parte il periodo estivo, intensificando giorno dopo giorno. Cruciale dunque come arteria. L'interrogazione del Movimento 5 Stelle, Carbonari, invece... Beh, no, noi chiedevamo oh, il raddoppio, se erano, erano state previste eh, delle risorse appunto per il raddoppio, perché va bene il tutor, per carità, diciamo che può essere un deterrente no? per la velocità, però il problema è che oggi su una strada diciamo, con un... Con un certo traffico, no? eh, non possiamo pensare di eh, voglio dire che è una stradina di campagna, di fare una strada di campagna. Deve essere probabilmente si dovrà investire sul raddoppio. Noi auspichiamo questo perché eh, purtroppo sappiamo noi in Umbria eh, tra ferrovie e sistema eh, del trasporto pubblico locale siamo carenti, quindi molti di noi, molti Umbri, si spostano con la macchina e quindi ha ancora maggior ragione d'estate. La direttrice verso il mare chiaramente è più mh, trafficata ed è chiaro che eh, bisogna investire no? quantomeno su cioè, per noi sul raddoppio uh, non c'è dubbio. Chiaramente noi auspichiamo un po' un sistema di, diverso da tutti i punti di vista, di viabilità diverso. Auspichiamo diciamo, dei collegamenti eh, ferroviari, auspichiamo tante altre cose perché non possiamo pensare di, eh, di, andare, cioè di prendere sempre la macchina. Io personalmente per esempio mh, non ho mai, mai ritenuto opportuno prendere un treno per spostarmi all'interno della mia regione. Penso che alcune zone siano addirittura completamente irraggiungibili, eh, ne sono convinta. E di conseguenza tutti noi ci mettiamo in macchina e allora garantire delle condizioni di sicurezza è fondamentale. Senta, il a proposito di trasporti, eh. parliamo anche di voli, visto che la scorsa settimana almeno 24 ore di attività politica sono state dedicate all'aeroporto e alle repliche a ciò che è stato comunicato dall'aeroporto. Che ha visto la cancellazione di voli, uh, Smacchi è uno dei pochi che non si è espresso, ma lo chiederò anche a lui: lui... Eh, lei invece i Carbonari, esplicitamente ha detto che l'aeroporto va gestito in un'altra maniera. beh eh. Ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma eh, o ce la possono raccontare come vogliono, diciamo. Ma eh, i conti non mentono. Noi abbiamo una situazione di 5 milioni circa di costi e abbiamo ricavi da proprio da rette eh, che pagano gli utenti per la metà circa. E di conseguenza, il resto per arrivare in equilibrio ce lo mettono gli enti pubblici. E allora siamo ben lontani. Da, dire, diciamo, da sostenere quello che sostengono invece il direttore della Sase di sviluppo Umbria che, che l'aeroporto è in equilibrio. È in equilibrio dal punto di vista finanziario perché ci mettono le risorse gli enti pubblici, prevalentemente se non erro la regione. Quindi a mio parere penso che un aeroporto debba quantomeno avere un piano industriale serio che eh, diciamo, abbia al suo interno eh, un obiettivo, non solamente quello di portare via e dare un servizio agli umbri che vogliono andare in altri luoghi a visitare altre città, ma soprattutto, a mio parere, quello di portare giù eh, i cittadini d'Europa nella nostra regione, perché abbinato a questo, al flusso quindi in entrata, turistico in entrata, c'è tutto un sistema legato al turismo. E tempo fa a tutti i consiglieri, e quindi penso al consigliere Smacchi pure, anzi, parto da un altro presupposto: nel bilancio, nella relazione del collegio dei e della, del collegio sindacale delle, e dei revisori, c'è scritto chiaro e tondo del fatto che la continuità aziendale potrebbe essere, è garantita solamente se il pubblico continua a metterci soldi. D'altra parte, altri dicono, sempre, o il collegio sindacale o i revisori, che si dovrebbe aprire l'aeroporto al privato. Ora, io penso che ehm, è quello che ritengo che sia fondamentale che l'aeroporto sia in equilibrio: che porti i turisti da noi. E secondo me siamo molto, ma molto lontani da, da questo quest obiettivo. Io non ho mai visto un piano industriale loro. La interrompo solo perché abbiamo terminato il tempo <ride> e volevo concedere due minuti anche al consigliere Smacchi su questo. Argomento. Ha preso posizione anche la Presidente Porsi dicendo i consiglieri hanno tutto il diritto di criticare. Lei come la pensa? Ma intanto abbiamo tutto il diritto di criticare perché la Regione mette un milione di euro all'anno, come mette un milione di euro all'anno la Fondazione, come mette un milione di euro all'anno la Camera di Commercio e questi 3 milioni ogni anno effettivamente fanno poi la differenza nel momento in cui il bilancio si chiude in pareggio o addirittura in, in positivo. È vero. Tutti i piccoli aeroporti soffrono, nella maggior parte dei casi alcuni eh, tipo Falconara, tipo Forlì, tipo Pescara, hanno grosse problematiche di bilancio con alcuni milioni eh, di, di euro di debiti. È anche vero che eh, credo che malgrado i passeggeri stanno ancora crescendo e malgrado il bilancio sia ormai sistemato, eh, va fatto di più e non si possono fare conferenza stampa con agenzie o con compagnie e dopo due mesi, tre mesi o sei mesi dire che non si può fare, che non è conveniente, non è opportuno e quindi di fatto vengono cancellati i voli perché non si sono venduti i biglietti e così via. Questo non è serio, non ci aiuta e soprattutto in una regione piccola come la nostra che non ha porti ma ha soltanto l'aeroporto per comunicare in particolare con le, altre, con le altre nazioni, con gli altri paesi, credo che un investimento serio anche dal punto di vista del personale, delle risorse dei manager eh, vada fatto. Quindi la Regione ha pieno titolo e i consiglieri hanno pieto, pieno titolo per esprimersi e soprattutto credo che, come diceva la consigliera Carbonari, ci, ci aspettiamo nei prossimi mesi un piano importante eh, di sviluppo di questo aeroporto anche con l'ingresso di un soggetto forte privato. Perfetto, la ringrazio consigliere Smacchi, grazie al consigliere Carbonari e a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima settimana.